Nella preghiera e nei passi della novena, Betlemme si affaccia ormai sull'orizzonte. Nelle nostre case il presepe è pronto ad accogliere la statuina più importante, l'atteso Salvatore, che è al centro del presepe, anzi, che è il centro del presepe. La grotta dove egli nacque, e la mangiatoia dove fu deposto, e intorno tutto ciò che noi chiamiamo il presepe, uomini e donne in movimento, pastori e altri lavoratori, le case, gli animali, gli alberi, l'acqua, le pecorelle che brucano tra il muschio, il cielo con le sue stelle luminose e quella stella particolare che chiamiamo la cometa, tutto, davvero tutto. La vita umana e la vita del cosmo è lì ad accogliere colui che è il dono di Dio, l'inizio nuovo della storia. 800 anni fa, nella notte di Natale del 1223, fu San Francesco a dare inizio a questa tradizione, per vedere in qualche modo con gli occhi del corpo, disse, ciò che accadde a Betlemme. Il biografo Tommaso da Celano ne ha lasciato il racconto. La gente accorre e si allieta di un gaudo mai prima assaporato. Poi il sacerdote celebra solennemente sul presepio l'Eucaristia. Francesco, con i paramenti diaconali, canta il Vangelo e parla al popolo con parole dolcissime, rievocando il neonato re. I nostri presepi, amici, ci conducono alla Santa Messa di mezzanotte. Lì il nostro sguardo, posato su di essi, diventa adorazione. Buon Natale, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.